Ecco, tra le mie mani ho il motivo di tanto scandalo, orrore. Vi ho lasciato stare. Adesso però parlo, e parlo io. Il papà del quadro. Questo è l'originale, come potete ben vedere. Incorniciato, un 30-40. Acrilico su tela, ve lo faccio vedere ben bene. Questo è l'originale. Questo è il motivo dello scandalo che mi ha travolto, che mi ha massacrato di vostre ingiurie, di vostri commenti antisemiti nei miei confronti. Allora, io vi ho lasciato sfogare davvero, però parlo adesso. Parlo perché mi sembra doveroso da parte mia per un solo motivo. Io non, prima di tutto, non sono un politico, non me ne frega un cazzo della politica, non me ne è mai fregato nulla. Chi mi conosce lo sa, io sono apolitico, non ho partiti, non mi interessano partiti. L'unico partito di cui seguirò sempre le orme è il partito dell'arte, il partito della libertà, in tutte le sue espressioni, in tutti i suoi colori, in tutte le sue forme. Detto questo, io non voglio in questo video darvi delle lezioni di... non mi interessa darvi delle lezioni di cos'è la caricatura, di caricaturismo. Se lo volete fare, andate su Wikipedia e guardate un attimino cosa dice. Oppure criticherete anche quello, conoscendo il popolo, no? Che vuole gratuitamente attaccare una persona. Se no, comprate il mio libro, che è questo qua, non so se si troverà ancora, Gianmario Mangi come una capra. Lui mi pare non sia ebreo, no? Alessandro Borghese, eppure lui ne ha tre copie di questo libro qui. Questo libro qui, praticamente l'ho scritto pensando a cosa sia per me la caricatura. Qui dentro ci sono di tutti i tipi di più, Andrea Camilleri, Mastella, Gianluigi Nuzzi, La Russa, poi uscendo dalla politica, che poi è antipatica, comunque Mario Monti, si va dall'altra parte, quindi Salvini, poi si va con gli attori, insomma è una carrellata di personaggi che non credo abbiano a che fare niente, no? Con il mondo politico, perché ci sono attori, cantanti e quant'altro. Picasso, no? Eccetera. Quindi voglio dire, no? Io tratto tutti al solito modo, solo perché sono affascinato da un volto, dai suoi tic e dai suoi nasoni, occhioni, occhietti, bocche, cosi, perché ognuno ha una caratteristica, diciamo, più o meno evidente in una determinata imperfezione del viso. Io ho una fronte che è un chilometro. Comunque, se volete anche vedere un attimino più da vicino 60 opere che ho esposto ora a Monsummano con una grande mostra, colgo l'occasione, dato che mi avete chiamato in ballo voi, in Villa Renatico Martini, al MEC, Museo di Arte Contemporanea del Novecento, Mussumano Terme, fino a giugno, mi pare che sia la mostra, ci sono qui, questo è il catalogo della mostra con tutte le opere che ci sono dentro, eccetera, eccetera. Politica, però anche altro, ok? Anche altro, ok? Ok? Io ho preso di mira e prendo di mira tutti, o coloro i quali mi interessano a me perché hanno un determinato modo di essere. Lungi da me il pensiero di dire io ti faccio brutto perché sei di destra o di sinistra. Io non sono di nessun partito, ripeto, non lo sono mai stato, non mi è mai interessata la politica. La trovo orribile, piena di menzogne e non voglio entrare in questo argomento così scivoloso, nodoso, eccetera, eccetera. E già mi sbilancio a dire che non seguo la politica perché mi ha eternamente deluso. Detto ciò, è come dire, io faccio il naso alla francese a Woody Allen perché è di origini ebree. Questo mi sembra una grande coglionata, ok? Quindi, cambio
Caro Enrico Mentana, te devi sapere, anzi lei deve sapere, che il popolo web mi ha aggredito dandomi dell'antisemitismo, cioè una roba che io non avrei mai pensato, non avrei mai pensato in vita mia. Non me l'ha mai detto nessuno e ho quasi 50 anni, il prossimo anno 50 anni, e questa è la prima volta che mi danno dell'antisemita a me. Che ora vado giù, mi bevo un bicchiere di vino, ok? Io... E canto un coro, lasciamo stare. Comunque, io pretenderei da lei, dottor Mentana, delle grandi scuse perché mi ha creato un grande problema, che è quello di etichettarmi come un qualcosa che non sono, per una soltanto strumentalizzazione di un mio lavoro, di una mia caricatura, così perché è una strumentalizzazione, secondo me, a fini politici. E quindi già questo a me mi manda fuori di cervello. Non le posso sopportare queste cose, ok? Perché quando mi è capitato l'opportunità di fare Ellie, non ho mai pensato alle sue origini ebraiche, ok? Non ci ho mai pensato un secondo. Ho visto che aveva un bel naso, ho visto che aveva le gengive. Io parlo del mio tecnico, da analizzatore di volti, analizzatore, da indagatore di volti. Ho visto che aveva un bel nasone. Ho detto: oh, qui c'è da divertirsi. Non esageriamo, perché bisogna anche dire che io non ho esagerato, non ho esagerato. Però voglio dire, ritornando al discorso, quando ho visto questa fotografia, perché io mi riferisco a molte fotografie, ho delle referenze fotografiche più o meno profilo, mezzi, tre quarti, qualche volta guardo anche dei video per come uno muove la bocca, sbatte gli occhi, eccetera. Ma lei mi ha colpito in due cose: nella dentatura, perché ha le gengive grosse, i denti è un pochino prognatica. E poi questo naso, vogliamo dire che ha il nasino piccino? Eh? Mentana, dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo dire con questo discorso? Naso adunco, te sei un antisemita. Cioè, queste sono offese gravi. E io quindi pretendo delle scuse perché io non ho minimamente pensato a fare una cosa del genere. Mi sembra doveroso fare questo video, mio malgrado che odio riflettori, telecamere, perché io sto in un bosco, disegno in questa stanza e fuori di qui, chiuso il discorso, io faccio la mia vita fra le mie montagne e le mie cose. Quindi io non ho bisogno e non ho voglia di telecamere e di queste robe qui soltanto per apparire. Io amo Banksy, che non si fa vedere, che fa le opere al muro e se ne leva dai coglioni e è ancora un mistero la sua faccia. Questo amo. Odio la strumentalizzazione come sta facendo lei, come ha fatto lei, come fanno tutti i giornali che sono venuti dietro al suo articolo di Open, e che quindi io pretendo, innanzitutto perché parte da lei, le sue scuse, io le pretendo, pubbliche, io le voglio, perché lei ha preso un granchio bello grosso, perché se lei va a vedere il mio sito e ci faccio pure pubblicità, www.lecaricaturedifrank, vedrà benissimo che io tratto tutti. E voglio dire tutti, dal popolo non conosciuto ai VIP più famosi, li tratto tutti al solito modo. E per me questa è stata un'offesa, una carriera lunga, perché io nasco come caricaturista negli anni 90 sull'Espresso con Claudio Rinaldi, interno pagina. C'ho anche tutte le caricature che ho pubblicato, non è che invento, tanto per dire. Nessuno mai si era permesso di dire una cosa del genere nei miei confronti, ok? Quindi a me mi sembra doveroso dire di aver fatto questo video e dire e pretendere delle scuse da parte sua, perché mi sembra il minimo. Perché lei si rende conto di quello che mi ha detto, di quello che mi ha vomitato addosso soltanto perché Enrico Mentana è un giornalista famoso? Attacchiamo questo caricaturista, che tanto chi cazzo lo conosce, eccetera, eccetera. No, cari miei, perché poi da lei io ho avuto, e ce l'ho tutte,
sul computer, ho avuto milioni di offese, mentecatto, con il cervello di un bambino. Ora a me queste cose qui non mi interessano, non ne ho risposto a uno, non ho risposto a neanche a una persona, perché tanto voglio dire, non mi interessa, mi metterei a loro pari se non peggio, no? Io faccio il mio lavoro, eccetera, eccetera, ma non avrei mai pensato di essere preso così, buttato lì con questa etichetta, con questa macchia scura che non so se mi andrà mai via. La saluto e aspetto veramente che lei mi mandi come vuole lei, il mezzo lo trovi lei, le scuse più profonde, perché non era mia intenzione. E non è che questa è una giustificazione che sto facendo perché mi sento un po' in colpa. No, questa non è una giustificazione. Questo è come dire: chi tace acconsente. Io non taccio su questa cosa perché non acconsento che mi si venga tacciato per una cosa così abominevole come antisemita. Io non lo sono. Io sono del Partito della Libertà, che non esiste, lo fonderò. Sono del partito di vivi e lascia vivere. Con un bicchiere di vino e chiuso il discorso. Arrivederci.